Ciao pesci, benvenuti sul mio YouTube canale The Italian Stalter, benvenuti su questa lettura per settembre 2024. Ti chiedo, pesciolino, di non far forzare questa lettura se non ti corrisponde. Questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Se hai un sole, un ascendente, una luna, un venere, qualunque pianeta su questo segno o anche uno stellium, può essere questa lettura può far per te. Non forziamo, sono letture generali. Vediamo che succede per te, pesce. Ma Love Team, datemi per i miei pesci. Cosa pesce si può aspettare? Cinque di spade, la temperanza, sei di bastoni, il diavolo, il matto per l'ostacolo, cavaliere di coppe, asso di bastoni. Asso di bastoni e il re di bastoni, due di spade sotto il mazzo. Mi culpa, mi culpa. Adesso non so chi è questa energia. Se sei tu, pesci, che ti stai un po' prendendo le tue responsabilità, o qualcuno vicino alle tue energie. Però non, se sei tu o un'altra persona, mi piace veramente, perché questa energia mi parla, sì. Mi prendo le mie responsabilità. Potrei anche scoprirlo se sei tu, pesci, o un'altra energia. Vedo sicuramente Capricorno, Leone, Sagittario, Ariete, molto fuoco, molto fuoco. Però c'è tanta mia colpa. Mi prendo le responsabilità, non sono stata o non sono stato un santo. Però meglio tardi che mai, ragazzi, io dico sempre, meglio tardi che mai, siamo umani, siamo tutti umani, non siamo santi, non siamo robot, non siamo programmati, siamo umani. Se basta ammetterlo, io dico sempre, basta ammetterlo, poi succede quello che succede, però basta ammetterlo, quella è la cosa più essenziale. Esattamente, più essenziale, perché qualcuno qua voleva come svignarsene un po', no? Tipo, tanto non mi acciappano, mi è andata bene, ecco, mi è andata bene, mi è andata bene, invece no, il karma c'è per tutti, si vede. Adesso di nuovo pesci, non so se sei tu, vediamo, dammi il re di bastoni. Però c'è un apologize quando qualcuno vuole. Come si dice apologize? Quando qualcuno vuole chiedere scusa, no? Vuole farsi perdonare. Questa persona si vuole fare perdonare. Ma veramente farsi perdonare non è tanto per, non si vuole fare perdonare. Vediamo. Dammi il re di bastoni. Sante parole, scusa, adesso mi sono fatto il complimento. Sette di coppe, la morte e 10 di spade. Questa energia che sto leggendo, e non di nuovo, lo direi, pesci, lo direi, se sei tu, lo direi. 8 di spade sotto il mazzo. Questa energia è cambiata da così a così, o sta cambiando totalmente. Sì, è vero, tante cavolate fatte, tante stronzate, scusate la mia eleganza, fatte. Si prende proprio la sua responsabilità, questa energia se la prende. È trasformata, è cambiata dalla notte al giorno. Come che, sapete quando qualcuno ha difficoltà a vedere i problemi, no? O a risolvere i problemi? Invece di risolvere i problemi, tenteva o tente a scappare. Lo capirai solo tu, pesce, se sei tu o è un'altra energia vicino a te. Dammi 6 di bastoni per il passato. Te pareva. La luna e la ruota della fortuna e l'assa di bastoni. Sì, e la giustizia. Ti ricordi che ti ho detto all'inizio di questo video? Il karma è grande. Karma non te ne può scappare il karma, pesci, puoi dirmi quello che vuoi, ma non solo tu, tutti le persone, animali su questo mondo, non possiamo, tutto cosa vive,
Non possiamo scappare dal karma. Questa energia nel passato, vedo tanto fuoco comunque, può essere un sagittario, un ariete, può essere anche un leoncino. Però può essere anche un altro pesci, perché c'è la luna qua. Può essere anche che questa persona ha la luna in sagittario, luna in ariete, luna in leone, può essere anche la luna in pesci, quello che darei. Ma di nuovo, non lo dico più, sai tu la tua storia. Questa energia pensava di svignarsela del passato. Tipo, ah, meno male, non mi hanno, almeno non mi hanno acciappato in questo momento, almeno non mi hanno acciappato in questa situazione. No, giustizia, tutto in mazzo, tutti i nodi vengono al pettine, dobbiamo mettercene in chiaro in testa, dobbiamo cuccarcelo in testa. 5 di spade, 5 di denari, il mago. La forza, dammi la temperanza, 8 di coppe, il papa e il 3 di denari. No, sono costretti. Questa energia che sto leggendo sono costretti. È costretta questa energia a gli sono levato tutto contro. O li poteva andare tutto contro. Li stanno andando. Può essere che questa energia li sta andando tutto contro. O c'è qualcosa tipo o adesso o mai più devo cambiare la mia prospettiva. Può essere anche che può essere manipolazioni di come parlano, manipolazione come si parla, cosa si dice, perché si dice, perché si parla male di quella persona, perché non puntiamo noi quel dito fastidioso invece di puntarlo ogni volta agli altri, no? Di guardare il nostro giardino prima di guardare il giardino degli altri. Siamo noi prima a dire mi colpa, prima di ogni volta puntare quel dito fastidioso. Sembra un po' questa energia, sapete quando siamo sempre un po' le vittime, no? Quando tendiamo sempre a vittimizzarci noi, tipo oh, io poverino, poverina, sto male, è sempre tutto contro di me e te credo. Perché invece di essere onesti con se stessi, tendevano a voler fuggire, di non vederla, di non essere trasparenti, ragazzi, diciamola trasparenti. Dammi il diavolo, te pareva? Il re di denari, la giustizia e il 6 di coppe. Poi a questa persona, a questa energia, l'universo gli dà un ultimatum. O cambi o ti facciamo cambiare noi. Se cambi tu da sola o da solo, allora ti aiutiamo, ti sosteniamo. C'è un sostegno di questa frequenza. Se dobbiamo farlo però noi e tu ancora sei cucciuta o cucciuta a non vederlo, allora non sarà un carnevale, no? Io credo, come lo sto capendo, questa energia stanno cambiando da loro. Stava quasi. Come che hanno cominciato ad avere un po' il taste, the taste, no? Il taste, come si dice il taste, il sapore, quel sapore amaro, tipo sta rischiando, no? O l'universo, come che gli ha messo questa persona, questa energia, come un tipo sta rischiando. Se non lo fai tu, costringiamo noi. Io credo che questa energia, questa persona, è come che si è salvata, si sta salvando, si è salvata da se stessa per tirarsi proprio da questo casino, no? Di portare tutti i nodi al pettine. Dammi mamma mia che lettura, il matto, l'imperatore, 5 di bastoni, l'asso di spade e il carro sotto il mazzo. Di avere il coraggio di attraversare anche gli ostacoli, che si può fare. È importante dire la verità. Quel dito fastidioso, puntarselo verso di se stessi e non ogni volta contro gli altri perché si pensa che così ci si svigna un po' della un comfort zone, no? Che si svigna un po' di quella,
di quel disagio, no? Di puntare quel fastidio, dito fastidioso a noi per evolvere, se no si è sempre la stop, no? Si è sempre stop. Però questa persona mi sa che lo sta capendo. Anche con difficoltà, ho avuto molte difficoltà a capirlo, però lo sta capendo. Ha 8 di spade, 2 di denari e the lovers, gli amanti, il caro sotto il mazzo. Questo per quello che non vede questa persona. Però non so se sei tu, invece, se sei sincera, no? Diciamo 50-50, eh? Diciamo 50-50, per par condicio. Non so se sei tu. Questa energia gli è molto importante che questo... È come che l'importante è che deve, dovrebbe fare questo, chiedere questa scusa, chiedere questo perdono. È molto importante, però sarà un po' come esitando, no? Non è facile a chiedere perdono. Questa persona che sto leggendo non è facile a chiedere perdono, fanno molta difficoltà. Molto difficoltà. Non so perché fanno difficoltà, è come che si sentono così vulnerabili o si sentono vulnerabili. Perché come che tengono anche a sapere come un'altra energia viene risposta, no? A chi vuole chiedere perdono, questa persona gli sta molto a cuore come viene risposta però. Stanno un po' esitando, tipo vado o non vado, faccio o no, che faccio, vado o non vado. Asso di bastoni, la temperanza, 4 di coppe e ragazzo di denari. Sì, mi sa che lo fanno. Però c'è un po' di strategia, non so perché, tipo guarda io arrivo, ti dico scusa e su me ne vado. E come che, non che hanno paura, come che ok, diciamo che poi se hanno un po' di paura a come viene risposta, no? Accetteranno le mie scuse? Dove andranno le scuse? Cosa farà questa persona? E come, cosa mi aspetterà? Una volta fatta ho fatto questo primo passo, cosa mi aspetta? Hanno un po' di paura là. Tipo, cosa mi aspetterà, no? Ok. Però questo dito fastidioso sarà che punteranno verso di se stessi, farà miracoli, eh? È come anche un karma da rilasciare, perché col karma non si scherzi, ragazzi. Quando i nodi vengono al pettine non ci si scherza più. Poi non si può più fare retromarcia. Un consiglio, re di spade, 5 di spade, un'altra volta sto 5 di spade e il 2, lo prendo qua, e il 2 di bastoni, il 2 di spade sotto il mazzo. Ci vuole molto coraggio, perché le cavolate fatte, questa persona, questa energia lo sa, le cavolate fatte non sono pochi, mi colpa di nuovo, no? Però sono consapevoli. Almeno quello è già un punto in avanti per queste persone, è un punto avanti perché adesso sta a loro a come si vogliono muovere, questa energia deve sapere a come si vuole muovere. Esattamente, a come si vuole muovere, poi di là si vedrà perché tutti i nodi vengono al pettine. Ragazzi, grazie mille, grazie pesci, ci vediamo molto presto, un like, un caro saluto dalla tua Luana.